mattina che c'è il tempo. Sì, non la vedo, non la vedo, non la faccio vedere. Perfetto. Noi siamo come dei terremotati, abbiamo perso tutto, siamo in mezzo alla strada con dei bambini piccoli e quindi per adesso non ci sono grandi risposte, ma tante domande e soprattutto tanto bisogno di aiuto. Abbiamo parlato, abbiamo cercato di cominciare a porre le prime domande per gestire ovviamente la situazione più nel breve. Quando si potrà eventualmente provare a entrare nel condominio per quelli che saranno agibili, a recuperare qualche effetto personale, che tipo di assicurazione ci potrà venire incontro per il futuro, per risarcire una parte dei nostri danni. Ci sono 70 famiglie di cui alcune si sono già organizzate, ma una parte hanno bisogno di andare in hotel o di trovare degli alloggi. In questo momento mi risulta che non ci sia ancora nessun accordo con le istituzioni e sarà fondamentale l'aiuto delle istituzioni. Quindi all'inizio andremo probabilmente in qualche hotel pagato con quelli che sono i fondi della cassa del nostro condominio, ma poi questi fondi si esauriranno presto, in ogni caso sono soldi nostri, quindi c'è bisogno che qualcuno ci aiuti. Ci sono le utenze, la Tari la paghiamo, adesso vi faccio delle domande, non so, la Tari la continuiamo a pagare, cioè non sappiamo niente, il comune non è assente, ci sono 70 famiglie sul marciapiede. E non abbiamo visto nessuno. Avete avuto già delle dimostrazioni di solidarietà a qualcuno? Totali dal quartiere. Abbiamo avuto una solidarietà direi imbarazzante quasi. Se penso soltanto ieri ero a mangiare una pizza alle 10 di sera e il proprietario mi ha offerto la pizza, io mi sono commosso. Sono cose che voi magari giudicherete piccole, però ti fa capire che c'è una comunità che ci sta aiutando. Questo è una cosa bella, ecco. Cioè, quando penso a Milano col cuore in mano, penso ai cittadini di Milano. Faccio appello a tutti i cittadini di Milano e soprattutto alle grandi famiglie milanesi che hanno aiutato questa città a risorgere tante volte e quindi vi chiedo di veicolare questo appello. Noi abbiamo anche un conto corrente condominiale che oggi ho cercato di in qualche modo di diffondere, proprio perché abbiamo bisogno di tutto, non abbiamo più niente. Sentiti in qualche modo, avete sentito vicino alle istituzioni in queste giornate? Istituzioni è una parola molto grossa, secondo me. Abbiamo avuto tantissima solidarietà da parte di tutti. Ma cosa stanno facendo per voi concretamente in questi momenti? Non vediamo nulla per ora, a parte diciamo sui social qualcosa di scritto e adesso sinceramente non vediamo niente di pratico. Senta, ma l'albergo chi lo sta pagando? Non lo sappiamo. Senso? Gli alberghi stanno decidendo anche questo, sinceramente non sappiamo niente di tutte queste cose. Ma lei dove alloggia? Adesso ho un supporto da parte di amici. Non avevo mai provato una cosa del genere, di trovarsi appunto da un giorno all'altro e essere uno sfollato, perché stai in hotel, è come quando stai in una vacanza, dici vabbè finisce e me ne ritornerò a casa, ma la casa non c'è, è quella la cosa veramente più brutta che uno può provare. Qual è lo Quello spirito tra voi? Siete uniti? Sicuramente sì, c'è un'unità pazzesca, ma è la cosa più importante, perché uniti potremmo in qualche modo ricominciare tutti quanti insieme una nuova vita.